Unboxing time! Mi sono arrivati un altro strafottio di pacchettini e li spacchetteremo come sempre insieme. E allora, anzitutto, vabbè, buongiorno a tutti, questo è Naso Dani, il primo canale d'Italia nel quale si parla esclusivamente di profumi di nicchia. Ma prima di iniziare il video, vai con la sigla! 10 pacchettini per me possono bastare, 10 pacchettini per me ti fanno rosicare, capelli biondi da accarezzare ed un bel naso che sa proprio snasare. E Naso Dani è proprio fortissimo e tu lo sai. Vorrei sapere chi ha detto che non spacchetto più i pacchettini. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che posso averne uno per il giorno e uno per la sera. Ma Naso Dani è la leggenda dei profumi di nicchia in Italia. Benissimo, bellissima sigla. Allora, i pacchettini in questo caso arrivano un po' dappertutto. Io direi, partiamo dal più piccolino. Questo arriva da una nuova creatrice, cioè non è nuova, lei è da un po' che crea profumi, Dede Arte Profumata. E lei è una ragazza che mi ha contattato e mi è sembrata molto molto artistica in tutto ciò che fa. Fa dei reel dove presenta i suoi prodotti, ha tutta una sua collezione di profumi appunto di nicchia e praticamente mi ha detto: Dani, mi piacerebbe tanto sapere il tuo parere sulle fragranze, te le mando, cioè ci siamo un po' accordati, no? Mi ha mandato, ovviamente come sempre la mia politica è farmi inviare i discovery set di ciò che non conosco e poi delle cose che mi piacciono tanto tanto ve ne parlo, ovviamente, perché sono felice che anche voi li conosciate. Quindi qui abbiamo il pacchettino da parte di Dede Arte Profumata e ci sono i decant. In realtà non è un discovery set vendibile, mi ha detto lei di dirvelo, nel senso non andate a cercare il discovery perché lei non vende i discovery, lei vende solo i full bottles. Però attraverso questo discovery io vi saprò dire praticamente tutto delle sue creazioni, di quello che mi piace tanto, di cui dico ovviamente le cose che secondo me sono adatte a voi, al mio pubblico, che avete un po', molti di voi, diciamo, avete un po' i miei stessi gusti a livello olfattivo, no? Oh, vabbè, guardate che bello, mi piace da matti già. Questo profumo è stato creato con i migliori materiali, studio e passione. Mi ha già con questa frase mi ha conquistato, Dede, bravissima. Bello, c'è il suo timbrino, mi piace, da matti, molto artistico. Siccome io ho detto, guarda, tu mandamelo, però a tuo rischio e pericolo, perché se c'è qualcosa che non mi piace, io comunque lo dico. Quindi, però, come da accordi, io preferirei sentirmi le fragranze in sede personale, privata, e poi parlarvene un po' più avanti di quelle che proprio mi hanno scippato il cervello e che vi consiglio, d'accordo? Così almeno siamo un po' tutti contenti, perché chiedo sempre prima ai brands se desiderano che io parli di tutte le loro cose al loro rischio e pericolo quando mi arrivano i discovery, tipo, non lo so, un esempio a caso, andatevi a vedere l'unboxing di Maiora Parfum, che è un brand pazzesco, sta volando letteralmente in Italia, in Europa e nel mondo. Questo brand mi mandò il discovery e mi ha detto, guarda, io te lo faccio l'unboxing, però a tuo rischio e pericolo, se c'è questa, cioè tipo qualche fragranza che a me fa schifo, io non è che vado a dire, vabbè, fa schifo, non è che vado a dire fa schifo, però dico che non mi piace. Infatti, se andate a vedere quel discovery, unboxing, vedrete com'è il mio modus operandi, per chi ancora non mi segue, anche se è un preambolo che in realtà potevo risparmiare a tutti gli altri che mi seguono. Però mi piacerebbe comunque aprire lo stesso il pacchettino e andare a vedere qualcosena insieme. Oh, wow, ma quanto è... Oh, magico, magical, lo trovo davvero magico, artigianale, io amo le cose artigianali fatte bene. Questo sacchettino color lavanda, non sa di lavanda, però è color lavanda. Ylang Ylang, questo credo che sia un sale aromatizzato all'Ylang Ylang, che tra l'altro è una nota che io ultimamente sto amando alla follia. Bello anche questa foglia in... sì, sembra tipo una specie di pongo, no? Una specie di daspro dipinto, fatto bene. E dentro ci sono varie fragranze, vediamo, ve le tiro fuori tutte. Zucchero di Neroli, ragazzi, vi dico i nomi però, i nomi almeno ve li dico. Burro di Joffiel, Vani Cocca, belli nomi.
un assenzio. Oh, è anche verde proprio come l'assenzio. La mandorla e il cocchiere. Amai Arashiyama. Questa. Mi chiamo Denise e come te sono solo di passaggio in questo mondo. Bellissimo, frase spiazzante. I miei studi sono artistici, naturopatici e da disegnatrice di fragranze. Mi piace comporre racconti profumati, ascoltare le persone e costruire qualcosa che sappia di conforto. Ti ringrazio per la fiducia che hai deciso di regalarmi. Ti auguro un meraviglioso viaggio olfattivo. Per Naso Dani, Denise. E qui ci sono tutti i vari contatti. La trovate, mi raccomando, seguitela. Dede Arte Profumata su Insta e Facebook. E poi c'è un'altra scatolina, vediamo un po'. Ciao Dani, in questa scatoletta troverai poemi odorosi al paese delle belle arti. Sono le mie tre uscite in anteprima. Oh, Gelsomino d'estate e Leboro Ligure che escono in questi giorni. Belle arti invece esce in autunno. Nel sacchettino ciò che invece esiste già. Buon divertimento e un caro saluto, bello. Bellissimo questo bigliettino. Quindi qua dentro ci sono queste sue tre novità che andrò a sentire ovviamente insieme alle altre. Le abbiamo qui. Molto presto ci farò una bella snasatissima. Grazie un po' più misura media. Arriva da Walter Maiorano, ragazzi, che anche lui è un giovanissimo italiano. Non è un naso, è un direttore creativo che lavora in collaborazione con un naso che si chiama Andrea Marcoccia, del quale abbiamo già parlato in live, vi metto qua il link. E mi hanno mandato praticamente la loro ultima uscita. Bellissimo! Armati di pazienza, la sicurezza prima di tutto. Qua veramente ci devo andare piano col coltello, perché sennò mi do una coltellata da solo, ragazzi. Proprio doppio scippo questo, no? È una specie di matriosca mi ha fatto. Dovrebbe essere praticamente Sweet Dream, che è cocco, vi faccio vedere da qui che a me già mi fa venire l'acquolina in bocca, raga. Cocco, rum, vaniglia di Madagascar, ylang ylang. Ancora. Ma che... Per Naso Dani, buon Sweet Dream a te, fighissimo. Ce la facciamo. Scatolina, sì, carina, gommata. Il logo è bello, il logo mi convince, VM, mi convince questo intreccio tra WM. Trovo poco forse d'impatto questa, cioè bello il quadrato ovviamente, trovo poco d'impatto quest'uso della sfumatura, finta sfumatura oro e argento. Meglio tutto bianco, Walter, mio consiglio spassionato. Per il resto il gommage della carta, insomma, è una buona qualità. L'unica cosa che mi viene subito ad occhio da dirti per darti un mio parere personale. Anche qui c'è questo finto oro argento che non è che mi scippi moltissimo il cervello. L'avrei preferito tutto bianco, sarebbe stato molto molto più chic. Però il formatino mi piace molto, ma adesso andiamoci a sentire la fragranza, raga. Bello il tappo. Un buon peso, una bella proporzione rispetto alla boccetta ed è anche calamitatis, calamita. Bello anche da portare in viaggio, se andate in vacanza. Ibiza, Mykonos, dovunque voi andiate, California, dove vi pare a voi. Ma sentiamocelo su pelle perché sono veramente iper super curioso. Allora. Bello. È un estivone ma cosmetico, cioè ha già delle, già in apertura non è così spensierato, non è come Malibu ad esempio di Andreoli, che è molto, no, anche casual, un profumo casual. Qui io ci avverto già dell'eleganza, probabilmente dovuta un po' alla nota di amaretto. Vi dico però più o meno le note: peperosa, nettare di cocco, amaretto in apertura alle mandorle, caramello, eliotropio, mango, frutto della passione, rosa, latte di cocco, gelsomino, ylang ylang, vaniglia bourbon ovviamente, fava tonka, note di cuore, ambroxan rum, bianco, fava tonka, baccello di vaniglia, legni pregiati, sandalo, cedro, e queste sono le note di base. Allora, lì per lì devo dire che è una nuova interpretazione dell'accordo busi cocco rum, cioè
Ultimamente vanno molto queste fragranze che richiamano dei cocktail, il daiquiri, la caipirinha, la caipirosca, coca e rum, quello che volete voi. Ad esempio anche Mikhalev, no, ha fatto quella bellissima uscita, il gin tonic, e questo richiama diciamo un 50% delle vibes. A me richiama un cocktail, ma l'altro 50% in realtà richiama proprio una fragranza sartoriale, molto seria. Non me l'aspettavo così seria. Cioè, oh, adesso esce fuori molto il cuore, quasi un cuore talcato, dolciastro. Cioè, cremoso e talcato. Non facile, no? Più complessa di quello che pensassi. Cioè, dalle note pensavo fosse, no, un piacione, stivone, bam, uno lo prende, fa e tutto, ma... complesso. Non è pesantone, è molto leggiadra, molto adatta proprio alle altissime temperature, agosto, 40 gradi, vai di Sweet Dream. Immaginate di essere in un'isola tropicale, ecco, questo è un po', sta diventando un po' ridondante forse il discorso, perché per molte fragranze si ritorna sempre un po' lì, però d'altronde le isole tropicali sono un po' un paradiso in terra, no? Quindi non ci stanchiamo mai di andare ai tropici semplicemente spruzzandoci una fragranza. Quindi io ringrazio tanto Walter Majorano, gli auguro ovviamente un sacco di successo. Andiamo al prossimo pacchettino. Non so cosa sia, qui c'è il mio nome, ma non so. È un Discovery? Ah, sono in Astra. Questo è un nuovo brand che mi ha contattato, anche loro mi hanno contattato su Insta. Bello il logo, mi piace. Questo qua, goffratino, molto bello. Le stelle di Nastra. Allora, bello questo bluette con logo dorato, ottima carta. Apriamo anche qui, perché loro volevano insomma illustrarmi un po' le loro fragranze. Io direi faccio uno snaso velocissimo, sono quattro fragranze, le andiamo a scoprire iper super velocemente. Direi di partire proprio con Antares. Dovrebbe essere un floreale bianco, eliotropio, eccetera eccetera. Tuberosa, frangipani. Tropicalissimo. Frizzantone, luminosissimo, pulito. Non me l'aspettavo questo. Bello, 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 bello. Mi piace. Sì, sì, sì. Ci ho messo già l'angolino qua, ragazzi. Adoro, adoro, adoro. Apertura di peperosa. Cuore di tuberosa e frangipani. Fondo sandalo e ambra. Mi ricorda un po', anche se le note non sono quelle, un po' Sintra di Memo Paris. Ma in una versione appunto un po' più floreale, più tropicale, meno Portogallo, ma più tropici. Quindi floreale, dolciastra, e ai limiti del verde. Mi richiama, non so perché a livello mentale, ma un qualcosa di molto ossigenante. Un prato di fronte al mare dei tropici. Unisex, molto gradevole. Questa mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Un po' più femminile forse, ma è una bella tuberosa. Ecco, questa probabilmente è una delle tuberose meno nostalgiche che io abbia mai sentito, probabilmente perché c'è questo connubio con il frangipani, che invece è una nota molto sorridente, no? E porta via tutta la nostalgia e la vaga tristezza della tuberosa. Strano, mi è piaciuto. Betelgeuse, che mi richiama un po' il film, che non so se ve lo ricordate, quello degli anni 80, sì. Dovrebbe essere un iris e caffè. Io per la nota di caffè sono sempre molto esigente. Deve essere una tipologia di accordo e di note, altrimenti mi dà fastidio sentirla, anche solo in scia. Oddio, anche qui non è male, ragazzi. Notturna. Mi viene in mente veramente la luce delle stelle notturna. È una fragranza silenziosa, calmante, rappacificante, rilassante. Una coccola, letterale.
Bello, 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 non me l'aspettavo. Mi aspettavo il solito Antans Caffè un po' modificato, o comunque il solito Annone un po' modificato. No, non è. Iris e caffè o smanto, muschio di quercia, che si avverte, io adoro la notte muschio di quercia. C'è un latte di coriandolo in apertura. Seria, seria, serale, unisex serale. Sembra quasi proprio l'odore del caffè turco, che è un odore anche diverso dal caffè come lo interpretiamo noi a livello occidentale. Mi piace. Sì, anche questa è promossa, eppure io sono abbastanza rigido con certe note. Bello il packaging anche, non mi dispiace. Proviamo Miss Mar. Ginepro, top. Zenzero cipresso, ambra grigia o Libano. Strano connubio, vediamo un po'. Questo già mi sa di qualcosa di più sentito. Piacevole, cipresso e olibano. È un po'. Allora, è una specie di Copal Azur, però un po' più normale, con meno nuance. E poi c'è questa nota di ambra grigia che non lo so, la trasporta su toni forse più, non dico commerciali, ma già sentito, già visto, già snasato, già. E poi sì, no, non è questa assolutamente. Miss Mar non è per me, non è per me, non mi piace. No, non la. No. Mi dispiace, ma è così. Così già in apertura, ma me ne rendo conto. Poi ovviamente le risento, ragazzi, su pelle, tutte e quattro. Ma già me ne rendo conto io, mi rendo conto subito di com'è. No. Ultima, T-Star. Vediamo un po'. Dovrebbe essere un legnoso aromatico speziato fresco verde. E questo teoricamente dalle note dovrebbe essere uno dei miei profumi preferiti del mondo. Vediamo un po'. Perché ha tutte le note che io amo più o meno: eucalipto, yuzu, menta, pelmorosa, aldeidi, lavanda, peonia, rabarbaro, abete balsamico, ciprio al muschio, olio di cad. Me l'aspettavo molto più intensa e molto più tosta. In realtà, per adesso in apertura emerge molto la menta e il pompelmo. Quindi apertura un po' acidula, ma rinfrescante e balsamica. Gradevole. Estiva. Delle 4 però, cioè se dovessi fare una classifica, sicuramente ai primi due posti metterei Antares e Betelgeuse. Queste mi sono piaciute tanto, 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 tanto. Queste altre due un po' meno, diciamo, insomma, meno interessanti, le trovo. Non brutta, questa non è brutta. Non è già sentita. Non è troppo, troppo già sentita. Però le altre due le gradisco. Comunque, io ringrazio tantissimo il brand Inastra per avermi inviato i loro decant. Pacchettone che arriva dalla, teoricamente, Sicilia, da Pantarei Brushes. La cosa forte è che sono un brand che era già famoso nel mercato dei prodotti da barba. Ok? Mamma mia, io con questo coltello faccio una finaccia tra un po', mi so. Loro erano già famosi come brand, appunto, che creavano pennelli da barba, schiume da barba, artigianali, per tutte quelle persone che si fanno appunto la barba. E io di mio non ho, diciamo, questa passione proprio sfegatata del farmi la barba, però chissà, magari mi nascerà proprio provando i loro prodotti. Voi amate invece i prodotti da barba, voi maschietti del canale, ovviamente, ragazzi, mi riferisco a voi adesso. Conoscete prodotti da barba, vi fate la barba con le lamette, insomma, la lama proprio, eccetera, eccetera, oppure no? Tra l'altro io sono, quanti prodotti mi hanno mandato, una marea. Io, come diciamo, il mio ruolo preferito è proprio Figaro, che è il barbiere di Siviglia, quindi teoricamente dovrei un po' darmi da fare con la barba, imparare a farmela proprio con i prodotti e iniziare magari a farmela proprio con i prodotti artigianali. Già mi piace. Siddhartha, ragazzi.
aftershave, pepe nero, cuoio, cashmere, patchouli, ambra di labdano, oud, subito sentire al volo. Un vetro opaco nero, non male, etichetta ni, però loro ragazzi sanno fa troppo, ci sanno fare troppo, 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 troppo. Io dove me lo sento però praticamente, io provo a sentirlo prima su una mouillette, vediamo un po' se riesco a sentirlo, perché non ho mai fatto lo snaso di un aftershave così. Poi semmai me lo sento a pelle. Wow, comunque wow. Mamma mia com'è virile e sexy. Mamma mia che buono che è, ragazzi, questo è super sexy. Cioè, se lo sentite addosso a qualcuno, non importa di che sesso siete, ma gli saltate addosso. Ve lo dico io, ve lo dico io. Parola di Nasodani. Una di quelle fragranze che proprio arrapa, ragazzi. Anche se magari il concept voleva essere l'abbandono delle passioni, perché vediamo Siddhartha, in realtà smuove parecchio la passione, l'interesse comunque, ecco, sensuale. Sento molto patchouli e mi sembra molto dark. Sicuramente ne parlerò. Andiamo avanti velocemente perché sennò viene un unboxing di quelli che non finisce più. Marrakesh è un altro aftershave. Rosa del Marocco e oud, zafferano, gelsomino, quindi qui una combo estremamente ricca ed orientale, e perché come detto la rosa in Oriente, Medio Oriente, è un profumo maschile, non femminile come viene creduto qua in Occidente. Bello, oh, rinfrescante, molto rinfrescante, sembra proprio un aftershave all'acqua di rose. È uno di quei dopobarba che può dare un letterale senso di pulito. Questo lo suggerisco anche da regalare. Bello, 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 bello. Tutti e due, molto belli. Diciamo che ecco, questa potrebbe essere la versione estiva di un dopobarba, mentre Siddhartha lo vedo molto autunno-inverno, quelle fragranze proprio che ti fanno da copertina di Linus, che ti coccolano e ti fanno stare bene. Questo per chi ama la rosa, questo per chi ama le note un po' più cuoiate, scure o comunque afrodisiache di pepe. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo dovrebbe essere il sapone. Sapone da barba. Sempre Marrakesh. Ah, ok, questo però dovrò fare poi un test. Farò magari un video dove mi faccio la barba. Wow, ragazzi, bellissimo questo sapone. Bella anche questa confezione, bella larga, dove ci si va bene, bene, bene col pennello. Fantastico. Questo devo ovviamente testarla e vi saprò dire com'è, ma sarà sicuramente fantastica. E questa è la versione, ovviamente, Siddhartha, dello stesso, della stessa fragranza. Vediamola qui, eccola qui. Se la vado a sentire anche qui. Bella, preferisco questa. Delle due, questa. Per me, questa, però dipende. Per chi ama la rosa, può andare benissimo questa. Benissimo, questo era un unboxing di tutti questi magnifici prodotti, dei quali ringrazio ovviamente le aziende che me li hanno mandati. E noi ci rivediamo presto al prossimo video. State incollati al canale perché arriveranno presto le profondissime novità. Con la Zotani, non sbagli mai, nemmeno nell'unboxing di pacchettini che arrivano da tutta Italia. Ciao!